Attivazione dei sistemi principali. Nave pienamente operativa. Wow. Oh. Ci siamo? Eccoci qua. Gatto, abbiamo un segnale? Sono arrivati? Ricevo un segnale dalla Freya. Ok, perfetto. Tempo che... oddio, che ci riprendiamo un attimo, poi direi che li possiamo contattare. Te da quant'è che sei sveglio? Diciamo da 4 tazze di caffè. Oh, Madonna. E allora, vi dite un attimo da quanto sono arrivati, in caso mandagli già un messaggio. Ok, tanto alla fine dobbiamo comunicargli la posizione di rendezvous. Perfetto, avviare anche una comunicazione con la Freya e consegnare le coordinate del punto di sgancio al Comodoro Nekar. Punto di sgancio. Sì, signore. Mi metto subito in comunicazione. E dare come punto di rendezvous il punto di sgancio. Ci fermeremo a 5 km dalle coordinate per evitare di entrare nell'atmosfera del pianeta. Punto di sgancio è parecchio Ricevuto, ci lontano da darà dove la fuori siamo dal noi. campo gravitazionale. Così? Ci terremo fuori dal campo gravitazionale, giusto? Sì, affermativo. Ricevuto. Proceda pure senza FSD, Guardia Marina. Anche Ricevuto. perché siamo troppo vicini al pianeta, rischiamo semplicemente di sovraccaricarlo. È un peccato perché speravo ci mettessero 24 ore pulite così da avere la luce durante la fase di sbarco. E invece... Sì, Peccato. evidentemente ci sono stati dei ritardi logistici. Ma Non tanto fatico a dovremmo fare tutte crederlo. le preparazioni, tenente colonnello. Ok, avete avuto modo di leggere la scheda tecnica della divisa che utilizzeremo? Non l'ho trovata, letteralmente. So che è nel documento. Freya Sekhmet, nave in movimento, perfetto. Ma per lo più questo settore qua, Taurina S01, dovrebbe essere un settore o vergine o a malapena... No, è esplorato ma non mappato. Quindi ci è passato un pioniere SJC, una nave pioniera SJC, ha preso le coordinate ma non ha mappato niente. Quindi siamo proprio su territorio nuovo. Con tutto il dovuto rispetto, è un coglione. Eh sì, cioè effettivamente vengono pagati apposta i pionieri, però evidentemente erano, com'è che si chiamano, le exploration run, per cui devono mappare, cioè, anzi, esplorare i settori ma non mapparli, perché magari devono settare delle rotte e quindi non hanno tempo per scendere, devono semplicemente passare per capire se la rotta è fattibile o no. Ci sono anche questi qua, che lavorano nell'SJC, praticamente fanno gli esploratori. Sì, considerando l'asse del pianeta, probabilmente ci troveremo sopra uno dei tropici. Buono. Quindi sarà abbastanza. Questo anche giustifica la presenza di così tanta vegetazione. Ci potrebbero essere alcuni fenomeni estremi. Segnale della Freya 800 metri dietro di Da noi. 800 metri? Ma non abbiamo degli standard di sicurezza per evitare problemi del genere? Sono in posizione, signore. Ho capito, però c'è. Vabbè, fa Non niente. siamo un asteroide. L'importante è che siano arrivati. Freya in movimento, eccola qua. Va E bene, dov'è Freya? la Freya ha già i propri ordini, o dobbiamo gestire noi l'orbital drop? Ma penso che il Comodoro Nekar sia in grado di far partire Si è in grado l'orbital o è stato drop. incaricato? Beh, sicuramente non è incaricato lui, saranno incaricati gli ingegneri della Freya. Ah, ok. Però è la Freya che deve gestire l'orbital drop. Assolutamente sì, noi penso che potremmo Dobbiamo contattarli perché dobbiamo avvicinarci alla abbordare. Freya. Sì, dobbiamo avvicinarci alla Freya, quindi Guardia Marina contatti la Freya, Sì, comunichi signore. l'avvicinamento. Poi sbarcate tutti che io setto il pilota automatico per far tornare la Sekhmet in cantiere. Va bene. Andiamo. Ponte passeggeri? Ponte Avuto il passeggeri. com... Ponte passeggeri, tanto ci troviamo tutti lì quando siamo in Ok. posizione. Abbiamo un problema tecnico con la cryopod, ma speriamo che si sblocchi Chi presto. è lo sfortunato? Matthew, Sempre lui. l'ingegnere che conosce il procedimento
processo di sgancio delle cryopod. Allora, il modulo da trasporto veicoli ha anche 14 posti a sedere e volendo poi abbiamo ancora i posti sui veicoli stessi. Ma scusate, ma che cazzo sto dicendo che ci fermiamo qua? Andiamo già nei moduli. Esatto. E da alla fine dobbiamo scendere. Caricati. Sono già stati caricati, giusto? Sì, sì. E allora, tutti nell'airlock inferiore. Piano, mi raccomando, bravi, camminando così. Sapete che non è una cosa ovvia, eh? In passato abbiamo dovuto dire di non correre all'interno degli spazi stretti. Questo modulo cargo, sì, il modulo starter, questo. Il modulo starter, ok. Sì, abbiamo la possibilità di avere appunto 9 posti, quindi ci starebbe anche il plotone 2 tranquillamente. Sì. Va bene, dai, allora secondo plotone lo facciamo stare nel modulo starter. Facciamo partire prima lo starter, va bene? Va bene. Ok, okay. Il modulo starter è l'M02, giusto? Il primo uscendo, quello là, okay. Con i cargo e tutto. M02. Okay. Secondo plotone, iniziamo a prendere posto e sediamoci. Chi mi occupo io di pilotare? Se non sbaglio gestisce Viper. Fammi vedere un attimo se posso far partire lo script. E controllate di aver fatto il pieno di idrogeno e di ossigeno. Signori, eccolo lì, sei già in gravità. Speriamo bene. Signori, se tutto va bene ci sentiamo quando siamo a terra. Se non ci sentiamo sappiamo perché. Esatto. Allora, ho il controllo io della nave, eh? Il server non mi esclude i controlli. L'ho allineato io. Ok, perfetto. Ho allineato io la nave. Quindi mi sa che siamo comunque in manuale. Ah, bene. Faccio una prova. Siamo in modo. Spiego il server, vado in manuale. Ok. Non entrano gli Evelon. Non funziona. Apro i paracadute. 3, 2, 1. Devo regolare l'inclinazione. Ok. Spengo gli smorzatori. Quanto siamo dalla superficie, riesci a capirlo? Poco più di un chilometro. Ok. Abbiamo la possibilità di comunicare con l'altra squadra? Sì, dovremmo riuscire. Consigliate un distaccamento inizialmente automatico. Arrivati a 10 km passare in manuale. Ok, gatto, per favore, occupatene te. Sì, sì. Atterraggio, pronti l'impatto. Signori, siamo atterrati. Ok. Paracaduti tagliati. Apertura forte. Sui caschi. Perfetto. Nave standby, abbandono la postazione. Benissimo. Respirabile. Ci siamo, gente. L'abbiamo fatto. Abbiamo comunicato. Abbiamo già comunicato all'altro plotone? Negativo, nessuna risposta. Ma abbiamo comunicato? Negativo. Ok, allora comunichiamo. Allora, gente, iniziamo a prendere alcune lastre. Lastre acquisite. Sì, iniziamo a fare una piattaforma su cui costruiremo eventualmente tutte le nostre strutture. Avendo comunque una buona quantità di personale, cioè siamo in buon numero, dovremmo riuscire a fare tutto molto velocemente. Adesso faccio le passerelle anche per salire, tranquilli.
la parte centrale gold, non farla in armatura piena. Farla in slab. C'hai ragione. Aspettate che smerigliamo. Le posiziono io. Ok. Faccio la passerella allora. Non ti fa pensare. Batteria completata. Interrogativo, indicazione per l'atterraggio. Lo vogliono sapere. Batteria completata, ok. Costruisci pure le luci allora. Posiziono una searchlight così la possiamo far girare. Allora dovremmo posizionarla un po' più in alto quella. Chiedo indicazioni, informazioni su... sì, non, cosa intendono? Interrogativo, indicazioni, digli le procedure piuttosto. Cosa devono fare? Tra poco comunque avremo luce diurna. Gli chiedo di specificare? Sì. Nekar, cerca di atterrare di fianco. Li stai atterrando sopra, ok. Ho gli elementi al posto in infermeria. Perfetto, perfetto, lì va bene. Gli atterri ancora sopra, gli atterri ancora sopra. Vai indietro, vai indietro. Fatemi passare, raga. Ok. Sono davanti. Non riusciamo a girare di 180 gradi ora. Per favore spostatevi un momento da questa zona bucata. Per favore. Per favore, chi sei tu? Condor, via un attimo, grazie. Touchdown. Occhio. Dove siete? Guardate il modulo. Dietro la vostra capsula. Sì, purtroppo. Ah, ok, vi ho visto. Di sfuggita, ma vi ho visto. Ok, direi che la struttura poi la finiamo praticamente così. Sopra lo chiudiamo e ci mettiamo delle luci. Va bene? Yes. Un seguito. Poi man mano che si libera l'infermeria facciamo come sta facendo il primo plotone. Una alla volta andiamo a cambiarci le tute. Gold, potrei suggerire un tetto per questa... Vai, spara. L'obiettivo sarebbe cercare di farlo il più rotondo possibile. Aspetta, sempre con l'assel, giusto? Sì, 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 sempre con questi pannelli praticamente. Perfetto, così va benissimo. Rotondo così va benissimo. Riusciamo a fare una cosa del genere anche per gli hangar? Quelli per i veicoli, per l'autorimessa. Perfetto. Grosso. Allora, l'autorimessa dovrebbe essere fatta da zone singole di stoccaggio dei veicoli, singole, più una zona di manutenzione. Faccio la manutenzione prima, no? Ok. Ma vai, per una volta che avrete finito con l'autorimessa, quindi suppongo tutti i singoli hangar per singolo mezzo, che saranno tanti, ti ripeto, puoi consultare poi la lista di quelli previsti. Uh-huh. C'è da fare anche un paio di helipad. Ah, ok. C'è una cosa. Vabbè, a quelli ci posso pensare io. Risparmi un attimo le lastre, Jack. Le abbiamo finite. Ci potrebbero servire quelle che hai in inventario. Posto, abbiamo finito le lastre. Abbiamo finito le lastre. Passo. Ronello. Serve al più presto allestire una zona di produzione perché stiamo terminando le lastre. Passate tutti. Ricevuto. Quindi io non piazzo le altre lastre. No, anzi, ci dobbiamo costruire un assemblatore. Siamo senza lastre praticamente. Sì, stiamo riciclando dei 44. Io volendo ne ho 790 da poter dare per... Stiamo costruendo degli assemblatori nella zona autorimessa. Ok, vorrei capire un attimino la planimetria del posto. A parte le baracche, il resto... A sinistra abbiamo l'infermeria, a destra stanno costruendo la prima parte dell'autorimessa, dietro le camerate ci sarà la zona di il punto di riorganizzo, praticamente quando dovremo fare i briefing ci vedremo lì. Ok, questo è il punto di raduno, diciamo. Punto di raduno, esatto. Di inquadramento. Ok, e quella lì invece è la zona okay. Quella la lì è l'autorimessa. Invece? Produzione per adesso la stanno costruendo nell'autorimessa. Una volta che avremo produzione di lastre la costruiremo a sinistra del punto di riordino. Quindi dietro l'infermeria praticamente. Ok, converrà poi eventualmente fare anche dello stoccaggio di gas in modo da collegare i moduli per poterli scaricare e poi smantellare.
Va bene, per quanto riguarda lo stoccaggio di gas, sì, sarà necessario poi fare anche una stazione di rifornimento per i veicoli. Esatto, abbiamo portato giù anche il gas dei moduli apposta. Va bene, ok, allora comunico l'ordine di priorità al plotone. Perfetto, e della mia, del mio plotone abbiamo due squadre fuori che si stanno occupando della mappatura e hanno già preso diversi punti di interesse. Sì, ho, ho avuto modo di leggere. Sono riusciti già a salire? Entrare? No, no, continuino pure. Sono già saliti sulla montagna lassù? Non credo che montagna sia nord. Aveva detto 1,5 km massimo di range. Non penso che rientri okay. In range. Una volta che rientrano, una volta che rientrano, inizino almeno le pendici. Se ce la fanno ad arrivare in vetta, va bene. Dobbiamo mandare, dobbiamo mandare richiesta di paradrop di altri mezzi di esplorazione. Al momento di esplorazione bastano questi due, direi. Dobbiamo preparare qualche tipo di comunicazione per... Sì, può anche andare. Dobbiamo preparare qualche comunicazione per il paradrop. Sì. Nel frattempo potrei occuparmi io della produzione di energia. Un'area dove accogliere appunto i veicoli. Sì, ci sta pensando in questo momento il tenente Viper. Quello che vede alle mie spalle è l'autorimessa. Più che altro quella lì è la zona di manutenzione, che è quella più grande. L'autorimessa sarà una serie di capannoni dentro i quali si affiancheranno praticamente tutti i nostri veicoli. Va bene. Ma per il momento aspetterei a inviare richieste. Dobbiamo terminare perlomeno la maggior parte dell'accampamento. Ci va comunque un certo periodo di traversata, quindi prendiamolo in considerazione. Non so i tempi precisi, ma comunque. Sì, ne sono consapevole. Però siamo appena arrivati, andare a richiedere già dei veicoli adesso. Che cosa dovremmo chiedere secondo lei? Penso potremmo iniziare con degli FV, così da fare l'approntamento e iniziare ad addestrare almeno i conduttori per il pilotaggio in questi terreni, e così da poter organizzare intanto le attività addestrative congiunte, personale, mezzi. Molto bene, allora si occupi lei di fare la richiesta anche per il quantitativo. Aspetto poi il rapporto. Io non so, non so, sarà cioè, fatto, colonnello. Questo si può togliere. Buonasera signori, dunque vi metto a rapporto, vi faccio rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori. Le camerate sono complete, e il piazzale qua per il riordino è quasi completo, siamo fermi per la mancanza di lavoro. L'infermeria è pronta, in questo momento il tenente Viper si sta occupando di finire la struttura per l'autorimessa, dove eventualmente faremo manutenzione ai mezzi. Dopodiché passerà alla costituzione della zona stoccaggio mezzi, che verrà ripetuta una volta, dopodiché codificata per poter essere ripetuta più avanti e poter dare praticamente spazio a tutti i nostri mezzi. In questo momento il resto del secondo plotone si sta occupando della produzione energetica, come potete vedere alla vostra destra, a fianco all'infermeria. Sì, ho notato. Fatto questo, passeranno a migliorare la zona di accumulo e dunque costruiranno altri accumulatori. Fatto questo, domanda, siamo sì. Sicuri che quell'evento, a quell'altezza e a quella distanza siano produttive? Stiamo puntando sulla quantità, non sulla qualità di produzione. Dunque, anche se ognuna di quelle funziona ad un terzo, costruite tre turbine, avremo l'output di una turbina buona. Alla fine non ci serve una grande quantità di energia, dunque stiamo puntando al minimo indispensabile per poter sostenere lo sforzo di produzione della base. Attualmente abbiamo una zona di stoccaggio temporanea per quanto riguarda i materiali. Non penso che in questa missione riusciremo, in questa sessione non riusciremo a costruire lo stoccaggio gas. Allora signori, per quanto riguarda questo primo approccio, che è stato decisamente molto positivo, abbiamo fatto parecchi progressi, abbiamo un'infermeria, abbiamo le camerate, avevamo quasi l'autorimessa, quindi avremmo già potuto apportare le riparazioni ai mezzi di esplorazione.
siamo riusciti, grazie alle due squadre del primo plotone, a mappare buona parte della zona circostante. Nel momento in cui dovremo pianificare le attività addestrative, vi verrà richiesto a voi squadre d'esplorazione un parere su dove stabilire eventuali zone. Ma detto questo, siamo già a buon punto per le prossime sessioni. Per la prossima sessione farò già richiesta di due IFV, quindi avremo due mezzi su cui iniziare l'addestramento congiunto mezzi personale. E quindi serviranno tutte le altre varie zone del nostro campo base. Questo qua è il campo base Taurus, e da questo momento verrà riconosciuto con questo nominativo. Nelle prossime missioni avremo già come obiettivo quello di espandere tutta l'autorimessa e di costruire la zona aeroporto e aerobrigata, che saranno probabilmente le due strutture più grandi di questo campo base. Concluderemo poi con la zona stoccaggio, che richiederà una serie di stoccaggi sia di gas che di materiali, e l'armeria in realtà sarà una zona molto semplice ma di vitale importanza per la nostra installazione. Dico soltanto complimenti a tutti, ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro fino adesso. Peccato per il piccolo incidente con il mezzo d'esplorazione, che però mi sembra che deve aver capito che non è stato dovuto a una disattenzione del personale. Detto questo, signori, tutti nelle proprie camerate. Plotone 1 va a destra, plotone 2 va a sinistra. Rompete le righe. Perfetto. Mi raccomando, quando disfate lo zaino non lanciate la roba in giro, che tanto siamo tutti qua adesso, quindi è un attimo che ci si incula la roba. Soprattutto gli spazzolini da dentro. Avete il vostro armadietto. Ecco, appunto. L'armadietto, in caso non fosse abbastanza ovvio, è quello davanti al vostro letto.